Benvenuti in questo nuovo Edo Vlog. Io sono Edoardo Papa e faccio surf, quello sport dove vai tra le onde, fai trick. E oggi ho deciso di portare Diego sulla tavola. Di portare è un parolone, cioè di provare a far affogare, perché l'intento in realtà è quello. Vedremo se ci riusciremo. Dai, andiamo a svegliarlo. Passeremo dal balcone, entreremo nella sua stanza e lo sveglieremo. Buongiorno! Sei pronto? Come fare? Si va a surfare! Dai, muoviti! Ma boh, andiamo, dai. Va bene, mi sono ripigliato. Allora, siamo qua con Edo. Siamo a Forteventura. Ma che roba? Perché siamo qua? Questa è la nostra reggia. Stanno facendo uno shooting per Oakley, però abbiamo finito. Quindi oggi abbiamo il giorno libero. E Diego impara a surfare. In teoria, un po' in pratica vediamo cosa succede, giusto? Raga, lo faccio affogare. Dai, presto, colazione, andiamo. Non saranno onde piccole a impedire di affogare Diego. Andiamo a fare una bella spa. Non è il momento. Il capo ha detto che non possiamo. Allora, adesso mi porto a fare colazione. Sempre a Mochina, ragazzi. Attenzione, manca una persona. Peperoni. Minchia, sei pronto che ti faccio il culo? Ma Sei stai pronto? zitto! No, io mi faccio l'omelette. Te cosa fai? Se vuole le faccio vedere una cosa, Sì. una specialità. Un bel prosecchino di prima mattina alle 8. Per iniziare bene la Boh, io giornata. non me la sento. Io prendo quella roba qua. Aspetta, si è scordato dei churros. Coi churros. Guarda che buono. Vai, butta su. E via, fai di base. Vai. Colpo di scena, siamo già in macchina, direzione? Tendaia. Tindaia. Tindaia. Tinderaia. Dove Edo incontrerà una nuova fidanzata. Ma no. Tindaia. Tindaia. Oggi si va a serbare. Oh, Marley, cazzo. A Tindaia. I've been waiting all my life. For someone like you, like you. Oh, siamo arrivati. Welcome to Jurassic Park. Ci levi un po' dalle palle, ragazzi. Sai dei modi, figa, oh. Wait. Stai calmo. Siamo arrivati. Edo, non c'è onda. Per affogarti ti basta. È una settimana che surfi da solo sulle onde alte 6 metri e arriviamo noi niente. Ma tu devi imparare. Ah, secondo il pro, quelle onde alte tipo uno sputo bastano. Tu che dici, Fabian? Io seguo il pro. Cambiamoci, andiamo. No, perché hai messo l'asciugamano dell'hotel? Perché se no mi fanno male i piedi. Ma sei una fighetta. Ma non mi rompere le palle, ma non hai sono i capito, piedi cazzo, ha dei bisogno di scarpette per scendere, figa, cazzo. Ma come si fa a tirare su sta roba? Non mi ci passano i piedi. Cioè, piedi appunto. Oh! Ok, è passato uno. I piedi da Hobbit. Eravamo quasi pronti, poi dopo c'è stato un colpo di scena e siamo rimasti proprio così. A petto nudo! Questo è il nostro mezzo di trasporto per oggi. Il piano è di cercare di arrivare in Marocco, giusto? Cos'è? Ah no, il Marocco è dall'altra parte, di qua si va negli Stati Uniti. Io non vorrei dire niente, ok? Però così è troppo. Cioè, guardatelo. Con le Guarda che manca anche il scarpe. Vinco. Le scarpe con la muta e lo zainetto. Io non lo so. In un rental. Piccolo, Siamo però. arrivati noi e il mare ha detto: adesso faccio giù due onde di quelle grosse, così Diego è contento. È piccolino, però. Cazzuto. Simpatico. Arrivo, aspettatemi! Sono già in ritardo alla lezione. Ci sono! Dovrei avere la testa vicino al logo, dovrei più o meno avere la testa su questa linea. Ah, ci siamo mutati. Mi sento un po' rigido, questa muta è un po' stretta per me, però fa niente. Allora, abbiamo ascoltato tre quarti d'ora di teoria, adesso facciamo la prova su terra. Testa dritta. Sarà difficile questo movimento comunque, male. E così e siamo già là, ragazzi. Secondo me stiamo facendo un po' troppa teoria, Però vabbè. C'è una domanda, La sentiamo. domanda è questa. Adesso mettete il piede dietro, no? E la domanda è: la mano del piede dietro ha lo stesso peso dell'altra o non ce l'ha? Ascoltate quella Cosa dici? mano. Deve compensare però. Non c'è un campo. Bro, ci faccia vedere come si fa a salire sulla tavola. Nuoti. Nuoti e poi. Da così.
quando ti metti in piedi, così. Guarda Edo, guarda Edo! Così e così. Lo faccio veloce, eh? Vai. E sicuramente avete visto le Hawaii per te. Sono già guarda. Sull'onda, raga. Sembra che le Hawaii fanno così, guarda. Oh, basta che ho voglia di provare, dai, andiamo a giocare. Cambio GoPro e via. Siamo tutti caldi. Prendo la mia tavoletta bella. GoProizzati dalla spiaggia e si va. Andiamo, eh. Aspetta in ufficio. Arrivo! Minchia, sei freddo! Ma che sei, un barrotter spiaggiato? Vite, mio, mio! In ginocchio! Sono uno squalo, tigre! Oh! Allora, per prima impressione abbiamo un problema di stabilità sulla tavola. Vai che ti riprovo, va! Vai! Vai! Vai mio, vai! Vai figo! Oh, mi scappa la pipì! Sì? Oddio, vai! Sando! Mi preparo per la prossima, che arrivate a tre quarti d'ora. L'istruttore dice che vicino alle rocce sono gli squali, io me li mangio gli squali. Vai, 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 vai! Dopo mezz'ora in acqua forte sto iniziando a capire qualcosa. Più che altro, difficoltà, partecene! Beccare l'onda bene, partire, se non ti spinge qualcuno, ma poi stare sulla tavola proprio. No! Vai Dino! Mi l'ha presa! Ehi! Mi sei puntato la cazzo di volta! Sì! Ah. Tagliane de cazzo! Sì! Non vorrei cercare scuse, ma loggare mentre sto cercando di imparare a surfare non è per niente facile. Allora, sentiamo un parere del pro della giornata, come sta andando? De merda, c'è sempre una balena spiaggiata. Fai l'onda perfetta in arrivo per Edo. L'ha già presa, è tuo, è già dentro, è già dentro! Niente, rinuncio, rinuncio. Dichiara che è una merda. Cos'era sta roba? Questa è buona, oh, questa è buona! Questa è buona, vai! Vai che tu, frate! Sono rimasto indietro, scusate. Niente, ha rinunciato, ha rinunciato. Ha detto che l'onda non era sua. Io non ho visto nessun nome scritto sopra, vabbè. Come fai a sapere chi è la precedenza? È più vicino alla sua. Oh! Com'è? Sai cosa non riesco proprio a fare? Sta seduto sulla tavola, guarda che roba! Ma come non ci riesco? Oh, oh, sta riuscendo! Wow, ci sta riuscendo! Ciao Walter! Bello, sì, eh? Mirata, mirata. Non male, giornata di torti. Quante onde per Wally? 5-6, io ne ho prese circa una decina.
Non è che è stato proprio lontano, con il primo traino male. Boom! Com'è andata? Giornata è andata bene, no? Cosa dici? Dai, abbastanza pratico. Ci siamo divertiti, tutti si è alzato. Ora, in conclusione, ho bevuto circa 15 litri d'acqua di mare. Posso dirvi che l'oceano è più buono del mar Mediterraneo. Ci vediamo tra un po' con un altro video. Wally, saluta al pubblico da casa. Ciao. Dov'è Edo? Ciao, al prossimo qua. Aspetta, manca il bomberone, oh! Saluta! Grande bomb! Bella a tutti, raga. Bene.